Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come vedete alla mia destra abbiamo Naomi. Ciao a tutti ragazzi. Come ti trovano su Instagram? Mi trovate con il nickname Naomi Momsen, tutto attaccato. Grande! Allora, l'idea di fare uno shooting in questa splendida location che sta dietro le mie spalle. Siamo a Cesano, a 20 minuti da Roma, e in realtà abbiamo tante altre set da dover fare. Sì. Tante idee, tante idee. Tante idee da dover sviluppare in pochissimo tempo. Quindi noi ci vediamo fra poco. Ciao ragazzi! Have you ever met someone you could not get my time? Have you ever been in love so deep there's no way out? I wish I could explain your eyes and how the sound of your voice gives me butterflies. How your smile makes my heart skip a beat. How every time I'm with you I feel so complete. So complete. You are the light when there is no sun. You are the rainbow when the rain is done. You are the wind that whistles my name. Twinkles in the night. You are the moon that shines so bright. You are the wind that whistles my name.
di studio, ragazzi! Come avete visto, questo shooting è venuto una bomba atomica. Le foto sono venute veramente molto molto belle e sono venuti bene anche i reel. Tutto questo lo potete trovare sul mio Instagram, il link è sempre qui sotto in descrizione. Volevo però parlarvi di questo shooting perché abbiamo avuto qualche problema. Allora, il primo problema è stato il meteo. Fino a 10 minuti prima non sapevamo se potessimo fare lo shooting o meno perché stava piovendo e ha piovuto veramente tanto. Infatti, se notate, nelle foto del primo set ci sono tantissime differenze sia di colori sia di luci tra una foto e un'altra. Questo perché c'erano un sacco di nuvole e il sole andava e veniva e quindi creava questa cosa un po' fastidiosa per quanto mi riguarda. Però ho cercato di editarle tutto nel medesimo modo per dare una coerenza poi al carosello che arriverà su Instagram. Come vedete c'è stata una sessione di scatto anche con il flash, ma sinceramente non c'era niente di interessante dietro la modella dall'altra parte praticamente della location, quindi poi abbiamo scartato tutto. Ho dovuto utilizzare la luce naturale proprio perché, come avete visto, c'era il sole che batteva proprio sulla modella, quindi mi sono detto tiro fuori il flash. Infatti era già tutto pronto, ma poi alla fine non l'ho utilizzato ed ho utilizzato la luce del sole. E tutto il primo set secondo me è venuto molto molto bene. Invece poi vi volevo parlare del secondo set, quello con il cavallo, anzi i cavalli, però poi alla fine ne abbiamo scelto uno solo che è quello bianco. Intanto devo ringraziare Eva per il cavallo, devo ringraziare Simone per le riprese stile drone con la Insta360. Anzi ragazzi, una cosa, ci sto prendendo un po' la mano, so che alcune scene sono un pelino troppo distorte, ma ancora devo capire dove la devo posizionare per avere il massimo rendimento per YouTube. Però mi sta piacendo un sacco la Insta360, la pianto lì e poi dopo in post-produzione ci penso. Però parliamo del secondo set dei cavalli, qui ho più cose da dirvi. Dunque, io ho utilizzato già parecchie volte i cavalli e fino ad ora non sono mai riuscito a fare lo scatto con il cavallo che voglio io, ovvero uno scatto al tramonto col cavallo fermo, con il flash, una scena molto drammatica. Ecco, io lo vorrei fare, ma sinceramente non ci sono mai riuscito. Se anche voi volete fare una roba del genere, vi do qualche piccolo consiglio perché ci sono passato di persona. Allora, alcuni cavalli hanno paura della luce del flash, alcuni cavalli hanno paura del diffusore. Chiaramente non hanno mai visto una roba grossa, bianca, alta vicino a loro e quindi molti hanno paura. Tutti i cavalli che ho utilizzato non stavano fermi, ma non stavano proprio fermi neanche un secondo. E arriviamo al quarto punto, ovvero le modelle. Tutte le modelle con le quali ho collaborato per fare una roba del genere avevano paura del cavallo. Allora ragazzi miei, la prima cosa fondamentale secondo me è trovare una modella o comunque una persona, mettiamola così, perché una modella che va a cavallo io ancora non l'ho trovata. Se siete fortunati, ok. Però secondo me bisognerebbe partire da avere una persona che non ha paura del cavallo e sa gestire un cavallo, per poi in un secondo momento andare a cercare di azionare il flash, di mettere lo stativo, di mettere il softbox e quant'altro. Per fare gli scatti che ho fatto, come avete visto, li ho fatti in luce naturale e li ho fatti in luce naturale con belle raffigate e va bene, qualcosa è uscito, anche perché la luce naturale in quel momento era veramente perfetta, quindi a me piace il risultato che è uscito da quello shooting lì, però come vi dicevo non sono ancora riuscito a fare lo scatto che vorrei. Ok ragazzi, è tutto per questo video, se avete delle domande fatemele qui sotto nei commenti, mi raccomando mettete un like, iscrivetevi al canale, queste due cose sono veramente fondamentali per me e noi ci vediamo prestissimo perché ho altri due video già girati e però li devo editare e ho shooting tutti i giorni, quindi è un po' un problema, comunque arriveranno presto sul canale. Ah ragazzi, ultima cosa, non so quando lo vedrete perché probabilmente lo vedrete fra due settimane, però andrò a Venezia per delle cose di lavoro e andrò a Venezia per degli shooting personali, chiaramente vi porterò con me. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video e ciao ragazzi!